La rottura nel 2012 con Forza Italia, allora dentro la sigla contenitore PDL, Popolo della Libertà, è stata profonda e definitiva, irreversibile alla luce di quest'ultima decisione di passare a Fratelli d'Italia. Innocenzo Leontini, ex socialista, entra nel gruppo dei post-Missini, in questo tratto finale della legislatura a Strasburgo. È in questo spazio che proporrà una nuova candidatura. Questo ingresso segna non soltanto in positivo la mia adesione, ma anche la fine della mia appartenenza a Forza Italia e al Partito Popolare Europeo. Troppi temi trascurati, troppi ostruzionismi personali, troppa mancanza di dialogo, troppa arroganza da parte del gruppo dirigente regionale che ha determinato da parte mia questa scelta definitiva. E i temi della valorizzazione dell'identità, dell'autonomia dei territori, i temi della sicurezza delle città, il tema dell'Europa forte e non burocratica, capace di essere più unita ma nello stesso tempo più rispettosa delle sovranità nazionali, sono i temi che fanno parte dell'agenda politica del partito di Fratelli d'Italia guidato dall'onorevole Giorgia Meloni, e questi temi possono avere, secondo me, uno sbocco operativo forte, pratico e concreto nell'attività europea dell'ECR. Ecco spiegato in sintesi il motivo della mia convinta adesione. Diceva Giovanni Paolo II, l'Europa deve avere due polmoni, deve respirare a nord e deve respirare a sud. Ecco, un'Europa più centrata sul Mediterraneo, capace di gestire meglio i flussi migratori e la politica migratoria, ma capace anche di utilizzare le opportunità che vengono da un buon rapporto con il continente africano. Un paese più capace di gestire i problemi della sicurezza delle città, un partito che sia in grado di proporre una riforma dello Stato in direzione presidenziale e una maggiore presenza dello Stato nei territori.